tutti, diavoletti! Riuscite a lasciare un mi piace in 3 secondi? 3 secondi? Ma sono pochissimi, non credi? Sì, sono pochissimi! 3, 2, 1... Cosa? Come avete fatto a lasciare un mi piace in 3 secondi? Perché i diavoletti sono bravissimi, quindi adesso tutti meritano di vedere questo costume super speciale! Wow! Ciao. Eh sì, diavoletti, noi stiamo per fare un pigiama party. Esatto, è molto tardi. Adesso è notte fonda e noi stiamo per fare un pigiama party. Non siamo a letto, non stiamo dormendo, stiamo per fare un pigiama party. Ed io farò il mio pigiama party con questo costume. Wow, Vinci, sì, è super bellissimo. Se vi piace il costume di Vinci, commentate con un cuore rosso e lasciate un mi piace, perché questo... Ma aspetta, costume... Vinci, adesso faccio vedere che ore sono ai diavoletti. Sì, è molto tardi. Il nostro cagnolino è seduto su quella sedia. Cosa? Oh, vorresti partecipare anche tu al nostro pigiama party? Non hai nessuna intenzione di dormire. Guardate che ore sono, diavoletti. Sono l'una di notte. Eh sì, sono... molto tardi. Sì, sono l'una di notte. Ok, e noi non abbiamo intenzione di dormire. No, noi non dormiremo. Noi non dormiremo questa notte. Ma Vinci, se succedessero delle cose brutte? Cosa mai potrebbe succedere? Oh, Vinci, aspetta! Ho dimenticato. Dobbiamo salutare Federica! Ciao Federica! Ciao Federica, un bacione! Ciao Federica! Ciao Federica! Federica, ti piace il mio costume di SpongeBob? Vinci SpongeBob ti saluta! Vai, okay, saluta! Ciao Federica, un bacione! Ok, Vinci SpongeBob, sei cute! Eh sì, sei molto cute! Sì, questo costume è super carino! Wow! Vedete? Sì, è super carino! Ok, Vinci, okay, ma Anto, aspetta! Ma perché tu non aspetta. Hai un costume? Vinci, cosa? Prima di iniziare questo pigiama party, diavoletti, sì, io voglio andare un attimo in bagno! Oh, allora facci pure, cosa aspetti? Altrimenti questo pigiama party non inizierà mai, forza, vai! Ok, vado un attimo in bagno! Aspetta. Sì, Vinci! Sbrigati, ti aspetto qui, Vinci SpongeBob, ti aspetto! Aspetta proprio qui, tu sbrigati! Non addormentarti! No, non ho nessuna intenzione di dormire questa notte, voglio fare il pigiama party, quindi sbrigati! Sì, adesso vado un attimo in bagno, sbrigati. Aspettami lì! E attenzione, potrebbe uscire Bam Bam! Dai, non dire queste cose a luna di notte! Ok! Vai, vai in bagno, sbrigati! Diavoletti, sì, adesso io vado un attimo in bagno, e poi inizieremo questo pigiama party su... Di parlare, va in bagno. Ok, diavoletti, entriamo in bagno. Cosa? Non entrare? Diavoletti, perché lì c'è scritto non entrare? Ma chi ha scritto qui non entrare? E perché questa? Questa scritta è tutta rossa? Non capisco. È il colore di Bam Bam. Ok, diavoletti, qualcuno mi sta facendo uno scherzo. Tanto, va tutto bene lì? Sì, va tutto bene. Ok, Vinci, allora perché non vai in bagno? Vinci potrebbe spaventarsi, quindi non dobbiamo far vedere questa cosa a Vinci. Ok, io entro in bagno e non succederà niente. Entriamo subito in bagno. Chi c'è in bagno? Cosa? Diavoletti? Cosa? Aiuto! Oh la la la. Oh, diavoletti, è passato moltissimo tempo, ma di Anto nessuna traccia. Guardate. Sì, è passato moltissimo tempo, sono passati 20 minuti. Ed Anto continua ad essere in bagno. Questo è molto strano. Perché tutto questo tempo in bagno? Ok, ma guardate io nel frattempo cosa ho fatto. Ho gonfiato un palloncino di SpongeBob. Eh sì, molto tema pigiama party, non credete? Eh sì, un pigiama party senza i palloncini non è un vero pigiama party. Quindi ho gonfiato questo palloncino super bellissimo. E tutto quello che voglio è mostrare ad Anto questo palloncino. Ma Anto non me lo permette. Eh no, perché continua a stare in bagno. Oh, è in bagno da tantissimo tempo. Sono passati 20 minuti. Adesso passerà mezz'ora? No. E di Anto nessuna traccia? Molto strano, molto sospetto. Che ne dite? Forse dovrei andare a controllare? Dovrei andare a controllare in bagno? Potrebbe essere successo qualcosa di molto spaventoso, dato che sono quasi le 2 di notte. O forse no? Anto è soltanto in bagno e vuole... Forse sta preparando uno scherzo per me? Forse Anto vuole spaventarmi? Oh no, diavoletti, mi sto facendo tantissime domande. Anto? Anto, perché ci metti così tanto tempo?
Non mi risponde neanche? Ok, adesso sto iniziando a pensare realmente che Anto stia preparando uno scherzo di pessimo gusto per me. Vuole farmi spaventare? Di certo, lo fa sempre. Sì, quando facciamo i pigiama party lo fa sempre. Cerca di spaventarmi, vediamo. Sono passati altri 2 minuti, ma di Anto nessuna traccia. Ok, andiamo a cercare Anto. Forse non è realmente in bagno e si sta nascondendo qui sotto per spaventarmi? Oh, ok, Anto, dove sei? Ti nascondi dietro le tende? Controlliamo. Cosa? Non è neanche qui? Ok, diavoletti, non abbiamo altra scelta. Non abbiamo letteralmente altra scelta. Sì, dobbiamo andare a controllare. Cosa succede all'iPad? Finci. Cosa sta succedendo? Finci, qui? Sono qui sul letto. Sì, ti vedo. Ti vedi? Ah. Ok. Adesso che mi vedi, voglio dirti una cosa. Ma cosa ci fai qui? Sono in questa prigione. Sì, in prigione? Sono proprio in questa prigione. Ma non eri in bagno? Come stai? Non sto bene. Cosa? No, non ho cibo, non ho acqua, non ho niente. Oh no, forse è stato Bamban. Bamban? Sì, ma cosa dici? Ho visto un mostro tutto rosso. Bamban mi ha portato qui e attenzione... Appena sono andato in bagno, ho visto questo mostro rosso, quindi non entrare in bagno, non entrare in bagno! Dai, Anto, mi stai prendendo in giro? Non farlo. Vinci, non devi entrare in bagno, non devi, ascoltami! Questo è un tuo scherzo, i tuoi soliti scherzi da pigiama party? Cosa? Vuoi entrare? Sì! Vinci, non farlo! Invece... Entrare. Io te l'ho detto, ho visto Bamban. Sì, e non sì. Devi entrare in bagno, se no Bamban potrebbe rapirti. Certo, come no, adesso vado in bagno. Perché Vinci non mi ascolta, diavoletti? Perché questo è un tuo scherzo e lo so Bamban bene. C'è Bamban in bagno, Vinci, ascoltami. Non c'è Bamban in bagno, non c'è nessuno. Va bene, vai pure in bagno. Sì. C'è Bamban, io ti ho avvisato. No, io ci vado. Ok, diavoletti. Adesso spegniamo subito quest'iPad. Esatto, Anto, non voglio più sentirti, perché questo pigiama party non è ancora iniziato ed Anto già mi fa questi scherzi di pessimo gusto. Sì, questi sono scherzi di pessimo gusto. Vi rendete conto? Mi ha detto, Bamban è in bagno, non entrare in bagno. Sì, certo, come no. E tu improvvisamente sei in prigione? Dai, non farmi ridere, ok? Andiamo in bagno, perché di certo Anto mi avrà fatto uno scherzo, i suoi soliti scherzi da pigiama party. Ok, quindi... Anto, dai, lo scherzo non può durare così a lungo, quindi adesso esci da questo... Ok, diavoletti, la porta è socchiusa, ma io lì vedo qualcuno e non sembra essere Anto. Lì non sembra esserci Anto, non credete? Anche voi vedete qualcuno lì? Ok, dai Anto, smettila adesso! Ciao, ciao! Bamban, cosa ci fai qui nel bagno di casa nostra? 2 minuti fa ho rapito Anto. Hai rapito Anto? Sì. Oh no! Ok, Bamban, aspetta un minutino, sì, sto un attimo in bagno. Cosa sta succedendo qui? Diavoletti, riunione molto importante. Bamban si trova nel nostro bagno, quindi Anto sul serio si trova in prigione. Quel messaggio era vero, Anto non mi sta facendo uno scherzo. E c'è Bamban in bagno. Non so letteralmente cosa fare, quindi voi dovete aiutarmi. Cosa devo fare? Di certo devo salvare Anto, ma non riesco neanche a parlare, diavoletti, ho molta paura. Ok, dobbiamo andare in bagno. Sì, certo. Dobbiamo andare in bagno. Ok, Bamban, ho avuto molta paura. Per favore non avvicinarti, resta siediti. Lì dove sei. Siediti. Devo sedermi? Sì, siediti. Ok, io mi siedo, ma tu resta lì dove sei. Ok, diavoletti, ha detto Bamban che dobbiamo sederci.
Siediti. Sì, sì, mamma. Siediti. Non te lo farò ripetere Basta una volta parlare. In più. Ecco, sono qui. Diavoletti, vi rendete conto? Siamo in casa nostra, ma con Bam Bam davanti ai miei occhi. E questo significa che il pigiama party è stato rovinato? Oh no, come è potuto succedere? Anto, cosa hai fatto? Bam Bam, cosa stiamo per fare adesso? Per caso vorresti liberare Anto? Non se ne parla. No. Non se ne parla? No, no. No, 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 no e no, ho capito. Adesso okay. Mi sto arrabbiando. No, no, non arrabbiarti. So che tu non libererai mai Anto. Anzi, siediti. Possiamo parlare di qualcosa che... ti va? Non mi va di parlare. Silenzio. Non ti va di parlare, devo fare silenzio. Bene, Bam Bam. Ok, come vuoi. Oh, diavoletti, dobbiamo fare immediatamente qualcosa. Devo prendere quell'iPad. Anto, devi darmi dei consigli. Devi dirmi qualcosa. Cosa hai combinato in bagno? Bam Bam, posso sedermi sul letto? No, devi restare qui. Devo restare qui? Sì, non devi muoverti neanche un minuto. Cosa? Non posso muovermi? No. Ok. Ehi tu, non continuare a parlare. Ti tengo d'occhio. Ok, tu mi stai controllando? Esatto. Bene. Aspetta, se tu proverai a camminare, io ti morderò. Cosa? Se io mi alzassi da questa sedia, tu potresti mordermi? Ok, no, non ho nessuna intenzione di alzarmi da qui. Non mi alzerò da questa sedia. Per nessun motivo al mondo. Aspetta. Ok, Bam Bam, per caso. Aspetta, ascoltami. Che c'è? Giochiamo a nascondino. Inizio a contare. 30, 29. Sì, vado a nascondermi. 28. Ok. Oh, diavoletti. Prendiamo subito l'iPad. Oh, Anto, cosa hai combinato? Bam Bam sta continuando a contare, guardate, è proprio laggiù e sta continuando a contare. E per Bam Bam adesso stiamo giocando a nascondino, sì, un semplice nascondino. Ma per me non è un semplice nascondino, per niente. Io ho molta paura di Bam Bam, vi rendete conto? Anto, Anto, dove sei? Oh, controlliamo Bam Bam, dobbiamo sempre controllare Bam Bam, altrimenti potrebbe spuntare come prima e dopo potrei spaventarmi tantissimo. Quindi controlliamo. Sta continuando a contare, ma secondo me non conterà molto a lungo. Anzi, credo che abbia quasi finito. Vinci! Vinci! Hai visto Bam Bam? Sì. Ok, devi nasconderti, devi nasconderti. Sto cercando di nascondermi, oh, ma no. Ho molta paura. Io te l'avevo detto di non entrare in bagno, te l'avevo detto di non entrare in bagno. Perché hai aperto quella porta? Perché pensavo che fosse solamente uno scherzo, ma adesso qui c'è Bam Bam ed ho molta paura, ti rendi adesso conto? Adesso dobbiamo trovare una soluzione. Sì, certo, dobbiamo dai, sbrigati. Dobbiamo subito trovare una soluzione, sì. Insieme, ok? Ok, sì. Ma quale soluzione? Mi senti? Sì, ti sento, ma sto controllando okay, Bam Bam. Adesso che mi senti, voglio dirti una cosa. Dimmi. Bam Bam è molto arrabbiato, molto arrabbiato. Cosa? Vuole rapirti. Cosa? Adesso vuole Bam rapirmi? Bam ti lancerà delle sfide. Devi vincere tutte le sfide. Se no, Bam Bam porterà anche te in prigione. Oh no, okay? E dopo come Vinci farò a salvarti? Vinci tutte le sfide? Ti impegnerai? Sì. No, non no. lo so. Sì, dai, certo. Ci impegnati. Ok, mi impegnerò, ma ho molta paura. Questa risposta mi piace. Sì, no, a me non piace. Vinci ho molta deve paura. Impegnarsi. Oh, fate compagnia, Vinci. Fate subito. Oh no, diavoletti. Avete sentito, Anto? Ha detto che adesso Bam Bam mi lancerà delle sfide. Ho molta paura. Ok, quindi adesso, da come ho capito, Anto ha inteso che adesso dobbiamo dare ascolto a Bam Bam, quindi stiamo giocando a nascondino e io devo nascondermi. Ok. Oh, ok, mi nascondo qui dietro. Oh, Bam Bam sta venendo a cercarmi. Ho molta paura, Bam Bam sta venendo a cercarmi. Ok. Secondo voi qui dietro mi troverà? Sì, certo che mi troverà in un batter d'occhio. Bam Bam mi sta cercando. Mi sta cercando. Ok. Oh, Bam Bam è spaventoso, non credete? Guardate, Bam Bam. Dove è super sei? Gigante. Ok.
avvenendo da questa parte. Sta avvenendo da questa parte. Oh no, guardate l'ombra di Bambam, è super spaventoso. Nascondiamoci dietro la porta. Qui dietro saremo al sicuro. Oh no, molta paura. Non riesco a resistere, sto per urlare. E adesso ti vedo. Oh, aiuto! Eccoti. Oh, sì. Molto bravo, Bambam. Ho vinto. Sei molto bravo a giocare a nascondino. Adesso tocca a me? Sì, devo contare io? Tocca a te. Bene, mi metto in postazione. Aspetta, prendo un attimino l'iPad. E mi metto in postazione. Posa subito quell'iPad. Devo posare l'iPad? E mettiti a contare qui. No, okay. iPad. Mentre si Quindi gioca. Quindi non posso portare l'iPad con me. Ma questo significa che non posso portare Anto con me. Devi contare qui. Mentre io vado a nascondermi. Devi stare qui. E contare fino a 10. Ok, devo contare fino a 10 qui in bagno? Tu vai a nasconderti da quella parte, sbirciamo. Stiamo non sbirciando. Non sbirciare. Non credo che possiamo sbirciare. Ok, quindi dobbiamo contare. Siete con me, diavoletti? Adesso contiamo perché Bambam sta andando a nascondersi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Andiamo a cercare Bambam. Sarà molto difficile. Ok. Bambam, ho smesso di contare, quindi adesso sto arrivando. Preparati. Ti sei nascosto molto bene dietro la TV? Oh, no, Bambam non è qui dietro. Ok, diavoletti, aiutatemi. Eh sì, più occhi sono meglio di due occhi. Forse Bambam si nasconde dietro... Dallo specchio. Vedo. Bambam, sei dietro la tenda. Non c'è nessuno qui. Dai che ti ho visto. Ok, ti abbiamo visto tutti. Oh no, come hai potuto trovare? Cosa si sta arrabbiando? Forse non dovevo trovare Bambam. Adesso si arrabbierà e mi morderà. Non ci posso credere. Sono veramente molto triste. Sei triste? Sì. Ok. Oh no. No, dai, oh no. Bambam, non oh piangere, no. Sei stato molto bravo. Non ci Anzi, posso credere. Io non ti ho trovato, solo mi sto che all'improvviso molto. Ti ho. Cosa? Mi sto veramente arrabbiando oh no, molto. No, Bambam si sta arrabbiando con me. Ok, dobbiamo fare molta attenzione. Avete sentito, Anto, prima Bambam è molto arrabbiato. È così sempre. Sì. Su con il morale. È arrivato il momento delle okay. sfide. Sei molto felice di queste sfide, a quanto vedo. Di quali sfide si tratta? Preparati per la prima sfida. La prima Seguimi sfida? Seguimi da questa parte. Questa è la prima sfida? Qui mancano due pezzi. Guarda, chissà dove sono. Ok, questo è un puzzle e mancano due pezzi? I due pezzi mancanti sono di colore rosso. Oh, questi due pezzi mancanti sono di colore rosso? Sì, toccate trovarli. Ok, quindi io Lasciami dovrei trovare... Lasciami parlare. Se riuscirai a trovare questi due pezzi, io ti darò la testa di Bambam. Quindi se riesco a trovare i due pezzi mancanti, riceverò in cambio la testa di Bambam per completare questa costruzione. Esatto. Cosa aspetti? Va a cercare. Ma mi dai un indizio? Dove si trovano i due pezzi mancanti? Perché... No. Niente indizio per te. Vado a dormire. Tu adesso vai a dormire mentre io cerco di trovare i pezzi mancanti del puzzle? Sta ridendo? Bambam si sta prendendo vai gioco di me. Vai a cercare i pezzi. Okay, non perdere Bambam, altro tempo. Vai pure a dormire. Sì, ma Bambam adesso è molto divertente. Sembra molto simpatico, ma non lo è. Perché se io non riuscissi a trovare questi due pezzi mancanti, secondo me... Bambam? Posso farti l'ultima domanda? No. Cosa? No? Se non riuscirai a trovare i pezzi mancanti, io ti morderò e non rivedrai oh, no. mai più Anto. Avete sentito? Ok, diavoletti.
sentite? Bamban sta proprio dormendo. Ok, quindi dobbiamo cercare questi due pezzi mancanti del puzzle, ma anche molto silenziosamente, perché altrimenti potremo svegliare Bamban. Adesso dopo... basta. Stai disturbando il mio sonnellino. Smettila. Non devi parlare. Non parlo più. Sveglia e dopo potrebbe essere ancora più pericoloso. Quindi non possiamo parlare molto, ma tutto quello che dobbiamo fare è trovare i due pezzi mancanti del puzzle. Dobbiamo trovare i due pezzi mancanti del puzzle, ma dove sono? Iniziamo a cercare. Oh, Bamban, basta, devo alzarmi. E devo morderti. Dobbiamo parlare ancora più a bassa voce, perché Bamban sente tutto. Iniziamo a cercare sotto la cuccia del nostro cagnolino. No, voi vedete un pezzo mancante del puzzle, io zero. Non riesco più a sentirti, devi smetterla. Ok, non riesci a dormire? Ma io non sto parlando per niente, Bamban. Invece sì. E devi Va smetterla. Bene. Cercherò i pezzi silenziosamente. Ok, nelle ciotole del nostro cagnolino si nasconde un pezzo mancante. Vedete un pezzo mancante? Ok, dobbiamo cercare. Fio. Ok, adesso forse Bamban sta dormendo più profondamente. Sì. Quindi non mi sentirà molto facilmente. Alziamo la sedia. Oh, diavoletti, queste sfide sembrano molto difficili. Molto difficili. Restate con me. Ho molta paura. Ok, i pezzi del puzzle. Ok, non mi resta altro che scoppiare questo palloncino. Sì, dobbiamo scoppiare questo palloncino, perché il pigiama party è stato rovinato. Tutto a causa di Bamban. Sì, scoppiamo questo palloncino che ho gonfiato proprio con tutto il mio amore per questo pigiama party super bellissimo che poi è stato rovinato. Ok. Ok, palloncino. Non è il momento di giocare. Devo cercare i puzzle. Dai, scoppia. Cos'è stato? Ancora tu! Mi stai non facendo era mia arrabbiare! Intenzione. Stavo proprio andando a cercare i pezzi mancanti del puzzle. Torna pure a dormire. Ok, diavoletti, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo trovare i due pezzi mancanti di questo puzzle. E solo in questo modo io riceverò la testa mancante di questa costruzione di Bamban. Sì, guardate, qui ci sono le mani di Bamban. I piedi di Bamban. Sì, tutto di Bamban. Ok. Questi due pezzi mancanti dove potrebbero mai essere? Forse qui dentro? Controlliamo. No, non c'è niente qui dentro. Forse qui. No. Perché questi due pezzi mancanti non sembrano essere da nessuna parte. Ok, ho bisogno di Anto. L'iPad, eccolo. Vi ricordate? Prima Bamban ha detto non puoi portare l'iPad con te. E adesso invece che stai dormendo, Bamban, io riprendo l'iPad. Anto, sei qui dentro, lo so che sei qui dentro. Adesso Bamban sta dormendo, quindi abbiamo l'opportunità di parlare. Anto, ci sei? Fatti sentire, ho bisogno di te. Dai, Anto, mi senti? Non posso restare qui a lungo, Bamban non dormirà per molto. Cosa? Non possiamo far vedere a Bamban che io ho ripreso l'iPad. Dopo potrebbe arrabbiarsi di più. Ok, quindi adesso continuiamo a cercare il puzzle. Chissà dove si trovano i pezzi. Ehi, Vinci, sono qui, dietro la tenda. Sono dietro la tenda. Cosa? Anto? Vinci, sono dietro la tenda. Ok,
Adesso che mi hai trovato, Vinci, mi vedi? Sì, mi ma vedi? Sbrigati. Mi hai trovato? Sì, okay. Ti vedo, ma sbrigati, oh, perché Bamban male. È qui. Ero nascosto bene? Sì, ero nascosto proprio bene. Sì. Ok, adesso che Bamban non ci sta vedendo, io voglio dirti una cosa. Allora, devi trovare i due pezzi mancanti. Sì, i due pezzi mancanti rossi. Ed è proprio quello il problema. Dove si trovano? Oh? Eh sì, io lo so. Tu sai dove si trovano i due pezzi sì, mancanti? Sì, lo so. Ok, allora, adesso io ti do dei consigli, ti do subito dei consigli. Ma li vuoi? Certo, Anto, cosa aspetti? Okay. Dai! Era quello che mi aspettavo. Allora, per prima cosa, avvicinati. Aspetta, dai, dove? Ho paura, non ti è che c'è Bamban dietro di te? No, no, Bamban sta continuando a dormire, no, dai, di non pure. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Quindi, non deve fare rumori. Vicino al frigorifero? Eh sì, proprio vicino al frigorifero. Ok, Bamban sta dormendo, io sono qui. Adesso cosa faccio? Fatto? Ok. Sì. Adesso apri il frigorifero. Bene. Oh. Aperto? Sì. Hai visto? C'è il primo pezzo. Lì c'è il primo pezzo. Ok, adesso mettilo. Vai subito a metterlo. Ok. Ok, 10, 9, 8. 4, 3, messo 2, il primo pezzo. Vinci, l'hai messo? Sì, ho messo il primo pezzo, ma non possiamo okay. fare tanti rumori. Adesso dobbiamo trovare il secondo pezzo. Aspetta, dove... non mi ricordo. Dai, Anto, adesso ricorda. Dai. Ok, adesso sì che mi ricordo. Beh, dov'è? Adesso sì che mi ricordo. Allora, dov'è? Il secondo pezzo rosso. Eh? Il secondo pezzo rosso. Dai, si Anto, nasconde. Non abbiamo tanto tempo. Aspetta, non mi ricordo. Cosa? Anto, devi ricordare dov'è il secondo pezzo. Non abbiamo tanto tempo. Ne ho abbastanza. La prossima volta che parli, non la passerai liscia. Ok, la smetto. Promesso, la smetto. Smettila e va a cercare i pezzi mancanti. Ma guarda, Bamban, ho trovato il primo pezzo rosso del puzzle. Wow. Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo. Come hai fatto? Ma devi ancora trovare l'ultimo. Sì, lo so che devo trovare l'ultimo pezzo mancante, ma dai, è già tanto che ho trovato il primo. Vai a cercare l'ultimo, dai. Sì, sì, vado subito alla ricerca del secondo. Tu torna pure a dormire perché... dai, hai proprio bisogno di un bel riposino. Ok, Anto, spero che tu in questo tempo ti sia ricordato di dove si nasconde il secondo pezzo. Perché io non lo trovo da nessuna parte. Lì c'è Bamban che sta continuando a dormire. Oh, Bamban mi fa molta paura. Ok. Oh, ehi, tu, Silent Steve. Per caso hai visto il secondo pezzo rosso del puzzle? Ah, beh, tu non sai rispondermi. Ok. Dove si potrà mai trovare il secondo pezzo mancante? Secondo voi dov'è che si trova il secondo pezzo mancante? Vinci! Adesso lo ricordo! Adesso lo ricordo! Beh, dillo! Sì, l'ho ricordato! Ma attenzione! Prima di dirti dove si trova il secondo pezzo... Cosa? Vedi, dietro di te... sì, c'è Bamban! No, sta dormendo! Adesso è il momento giusto! Okay. Allora, posso dirtelo? Sì, posso dirtelo? Certo che io sì! Io ti sto aiutando, ma dobbiamo stare molto attenti! Sì. Bamban non deve scoprire! Adesso... Io sto parlando con te! No, no! Ok? Allora, il secondo pezzo dove? Si trova sotto la TV. Dove? Dove? Si trova proprio sotto la TV. Ma io non vedo niente. C'è un cassetto sotto la TV. Ok, il cassetto. Controlla in quel cassetto. Intendi questo L'hai cassetto? Visto? Sì, quello al centro. Ok, apri, apri quel cassetto. Apri subito quel cassetto. Bene. Troverai il secondo pezzo. Ok, spero che tu abbia ragione perché altrimenti non finirà molto bene per me. Diavoletti, aspettate adesso. Cosa? Era proprio attaccato. Ma qui c'è il secondo pezzo mancante di quel puzzle. Andiamo a mettere questo pezzo proprio qui. Dove manca? Perfetto. Cosa succede lì? Bamban, vieni pure qui. Dai, adesso sì che puoi venire. Guarda pure con i tuoi occhi. Il puzzle è completo, grazie a Cosa? Me. Cosa? Hai trovato i pezzi. Ottimo lavoro. Ottimo. Molto bene. Molto bene. Ok, ma adesso ho la testa di Bamban che mi avevi promesso. Adesso ti do la testa.
Cosa? Bamban sta andando a prendere la testa mancante di questa costruzione. Adesso vedremo un Bamban mini costruzione. Wow! Ecco la testa. Ecco il mio premio per aver completato questo puzzle. La testa di Bamban costruzione. È super bellissima, no. Non crede? Perché? Dai. Dai, Bamban. Adesso prendi. Ok. Allora adesso possiamo mettere questa testa costruzione? Dai, metti. Sì? Dai, mettiamo questa testa. Wow, guardate. Sono la costruzione io. Di Bamban. Eh sì, fermo Bamban. È proprio la costruzione di Bamban. È uguale. Oh. Ok, Bamban. Passiamo ad altre sfide. Altre ok, sfide. Quindi continuano le sfide, continuano. Hai capito bene. Qual è la prossima sfida? La seconda sfida è da questa parte. Oh? Ok, questa è la seconda sfida. Dai, dimmi pure, Bamban. Stasera io ho qui per te un regalo super speciale. Mm? E si nasconde in questa scatola. Ma tu non puoi aprirla se non vinci la sfida. Hai un regalo per me? Oh, bene, ok, apriamo. No, ti ho già Perché? Detto che non puoi. Non puoi se non vinci la sfida. Ma lì c'è scritto qualcosa, posso controllare? No, devi vincere la sfida. Da come puoi vedere, qui ci sono tre cerchi. Sì, qui ci sono tre cerchi e quindi... Tu devi riuscire a lanciare questi tre cerchi qui dentro e fare devo centro. Devo lanciare questi tre cerchi in quel cestino e devo fare centro? Bene, proprio così. E adesso guarda bene qui cosa c'è scritto. Se vinci tre volte, lo apri. Oh, ok, bene, posso iniziare? Non potrai no. iniziare solo quando io cliccherò questo pulsante. E dirò posso via. Iniziare soltanto quando tu cliccherai quel pulsante e dirai via? Proprio così. Ok, bene. Quindi quando hai intenzione di cliccare quel pulsante? Si inizia perché da io quello voglio più liberare facile Anto. Per poi arrivare a quello più difficile. Ok, quindi iniziamo da quello più facile per poi arrivare a quello più difficile? Bene. Questa sfida sarà super difficile. Guardate, diavoletti. Questo adesso è il cerchio più piccolo. Poi c'è il cerchio medio. E infine c'è il cerchio gigante. E devo lanciare questi cerchi in quel cestino? Ma ovviamente questo sarà più facile perché è più piccolo. Ma immaginate quello più grande. Sarà molto difficile. Preparati. Non c'entra nemmeno lì dentro. Ok, Bamban, iniziamo. Via. Bene. Ha detto via. Ottimo lavoro. Ce l'ho fatta al primo tentativo. Vuoi è stato aprire semplice. Il tuo regalo? Oh, sì, voglio ricevere quel regalo. Chissà cosa si nasconde no, qui dentro. Mancano posso... ancora due oh, cerchi. No. Devo prima superare la sfida. Mancano questi Basta due cerchi. Basta chiacchiere. Basta Devi chiacchiere. Fare la sfida. Tu parli troppo. Ok, dai, allora clicca il pulsante. Via. Ha detto via, passiamo al cerchio medio. Ok, sarà più dobbiamo... difficile. Cosa adesso sarà più difficile? Provaci. Bene, passiamo al cerchio medio. No, ma c'ero quasi. Devo arrabbiarmi adesso. Posso riprovarci? Sì, dai, puoi riprovarci. Ok, grazie Bamban. Via. Oh, diavoletti, secondo me non ho tantissimi tentativi, quindi adesso devo riuscirci, altrimenti Bamban potrebbe arrabbiarsi molto e potrebbe, che ne so, magari trasformarsi in Bamban Smettila pauroso. Smettila di parlare. Eh sì, tutti okay. conoscete Bamban adesso pauroso. Adesso basta Bene. Chiacchiere, okay. Basta chiacchiere. Come Ce l'ho fatta. Fatto? Ottimo È entrato lavoro. Bamban. Il cerchio medio è entrato? Sì, molto bene. Ok, diavoletti, ma adesso molto. Dobbiamo passare all'ultimo cerchio. Sì. Questo è quello più difficile perché è grande. Ok, se voglio ricevere quel regalo, chissà cosa nasconde lì dentro, Bamban.
Se voglio ricevere quel regalo, è quello che devo fare. Devo completare questa sfida. Via. Ok. Cosa? Adesso è più difficile. Dai, Bamban, non ridere. Io voglio quel regalo. Mi dici cosa si nasconde in quella scatola? No, devi prima vincere la sfida. Ok, bene. Cosa? Come hai fatto? Sì, ce l'ho fatta, Bamban. Anche il terzo cerchio è dentro. Ecco, ora è tuo. Posso ricevere il mio regalo perché ho vinto 3 volte, quindi adesso posso aprire il mio regalo. Ok, Bamban, apro? Sì, vai. Oh, vediamo, Bamban, cosa mi ha regalato, chissà. Una cosa mai vista prima d'ora. Bamban, mi ha regalato il peluche di Amanda l'avventuriera? È super raro. Ok, mi aspettavo un regalo diverso. Ma grazie, Bamban. Questo peluche è molto raro. Dove l'hai trovato? Io non l'ho mai visto prima d'ora. E voi avete mai visto il peluche di Amanda l'avventuriera? Adesso in piedi. Alzati subito. Sì, mi alzo. Ok. Ok, sì, sono in piedi. Il peluche di Amanda l'avventuriera. Terza sfida. Ok, qual è la terza sfida? Non ho mai detto che potevi registrare. No. Leva okay, subito. Ok, va bene. Non è vero. Questa è la terza sfida. Qui ci sono 2 bicchieri. Quello A e quello B. Tu devi alzare il bicchiere giusto. Quale devo alzerai? Devo alzare il bicchiere giusto? Ok, ma io non so qual è il bicchiere giusto. Controlliamo, diavoletti. Ok, Amanda, tu mettiti proprio qui. Oh, il peluche di Amanda l'avventuriera, ma è super raro. Non sono ammessi peluche qui. Bamban! Ok. Allora, qui ci sono 2 bicchieri. Su un bicchiere c'è la lettera A. Sì, proprio la lettera A. Mentre sull'altro c'è la lettera B. Proprio la lettera B di Bamban. Ok, diavoletti, su un bicchiere c'è la lettera B di Bamban. E su quest'altro bicchiere c'è la lettera A di Anto. Beh, quindi certo, è ovvio. Il bicchiere giusto è quello A, perché l'iniziale di Anto è la lettera A. Quindi adesso... A. Perché ride? È molto sospetto. Ok, adesso Bamban è girato, è distratto. Anto, ho bisogno di te. Bamban non ci sta guardando, adesso devi dirmi qual è il bicchiere giusto, perché non voglio fare la scelta sbagliata. Ok, dai, Anto, Vinci! Sbrigati adesso. Vinci, sono qui. Anto, dai. Mi senti? Sì, siamo alla sfida del bicchiere. Vinci, qual è il bicchiere giusto? Non scegliere la lettera A. Non scegliere la lettera A. Ma non cosa? Farlo. La è l'iniziale del tuo... Lo so, io mi chiamo Anto, quindi vuoi scegliere la lettera A. Esatto. Ma non farlo. Non scegliere la lettera A. Perché quella giusta è la B, quella di Bamban. La B. Non dovevo dirlo? Perché aiuto! No. Ti avevo detto basta, iPad. Ok. Bene, ho fatto la mia scelta. Scelgo la lettera B. Cosa? Sì, scelgo proprio la lettera B. Ok. E se fosse quello sbagliato? No, non credo, perché Anto ha detto che è quella giusta. Ok. Scopriamolo. Bicchiere giusto. Ho scelto il bicchiere giusto perché dentro c'è la statuetta di Bamban. Sì. Oh, guardate. Molto bene. Qui abbiamo la statuetta di Bamban. E qui c'è Bamban nella vita reale. Che è molto più Dammi gigante. Dammi la mia statuetta. È molto più spaventoso, sì. Ecco a te la tua statuetta. Che bella questa statuetta. Mi piace molto. Aspetta. Non mi piace più. Ciao. Cosa? Ok, Bambani, adesso? Momento di un'altra sfida. Ok. Devo sedermi? Ok, sì. È proprio un sì. Ok. Devi disegnare perfettamente un mostro di Garte Novu Benben su questo foglio. Se vuoi ricevere questa ricompensa. Ok, quindi se riesco a disegnare correttamente
Questa sarà la mia ricompensa? Proprio così. Chissà cosa si nasconde lì qui dentro. Regalo per Vinci da Bambam. Bambam è dietro di me ed è super spaventoso. Ok. Ma cosa sta cercando? Ok. Ecco il disegno che devi fare. Coach Pickles? Basta parlare. Disegna subito, okay. Coach Pickles. E tu dove andrai? La telecamera la prendo dai, io. Dai, Bambam. Prendiamo i colori di Coach Pickles. Prendiamo l'azzurro e poi il nero per gli occhi. Bene, iniziamo. Bambam, devo fare qui, Coach Pickles? Sì, okay. Lì va bene. Iniziamo da qui. Ok, ho molta paura. Ho molta paura, devo disegnare Coach Pickles. Diavoletti, restate con me. Oh no, non posso disegnare male Coach Pickles, altrimenti Bambam potrebbe arrabbiarsi molto. Quindi, come sta avvenendo Coach Pickles? Ho molta paura. Ho veramente molta paura. Chissà cosa si nasconde in quella lettera. Dobbiamo scoprirlo. Eh sì, se vogliamo salvare Anto, dobbiamo aprire quella lettera. Quindi non ci resta altro che disegnare perfettamente Coach Pickles. Oh, diavoletti, a me piace molto come sta avvenendo Coach Pickles. E a voi? Sì, guardate, sembra proprio Coach Pickles. Riusciremo a salvare Anto, secondo voi? Dai, diavoletti, riusciremo a salvare Anto? Cosa ne dite? Ok... Facciamo gli occhi di Coach Pickles. Stiamo disegnando gli occhi di Coach Pickles. Noi dovevamo fare un pigiama party, ma è stato tutto rovinato a causa di Bambam. Sì, Bambam, cosa per colpa dici? Tua. Così non mi fai arrabbiare. Ok, continuiamo, continuiamo. Oh, sto disegnando Coach Pickles, ma sono le 3 di notte. Sono molto in ansia e voglio salvare Anto. Quindi non so se sto disegnando perfettamente Coach Pickles, ma spero di sì. Ok, Bambam, ecco il mio Coach Pickles. Guarda pure, cosa ne pensi? Vediamo. Ok. Adesso Bambam analizzerà il mio disegno. Lo sta già facendo. Non va per niente bene. Devi colorare il disegno. No! Non puoi consegnarlo così. Oh, dai Bambam, ma sono le 3 di notte. Sì, adesso coloro Coach Pickles. Oh, diavoletti, vi rendete conto? In realtà ho molto sonno. È molto tardi. E visto che il pigiama party è stato rovinato, a me colora, è venuto molto colora, sonno. Dai, continua Bambam, smettila. A colorare. Sto colorando Coach Pickles. Ok, Bambam, ci sono quasi. Guarda questo Coach Pickles colorato. Adesso cosa ne pensi? Aspetta. Ok. Oh, finito. Finito, Bambam. Ok, adesso analizza questo disegno colorato. Oh, diavoletti, non ne posso più. È veramente molto tardi ed ho molto sonno. Ok, Bambam sta analizzando il mio disegno. È tutto colorato. Sì, è fatto molto bene. Ti piace? Il risultato è molto sorprendente. Ottimo lavoro. Fiu. Eh? Cosa? Come hai potuto? Quello era il mio disegno, ci ho messo tantissimo tempo. Quel disegno era veramente bellissimo, complimenti. La mia ricompensa, dimenticavo. Ma cosa c'è qui dentro? Dei palloncini di Garten of Bambam? Oh no, devo subito gonfiare questi palloncini, sono super rari. Gonfia un palloncino. Guardate. Qui c'è raffigurato Jumbo Josh. Sì, aspettate. Ecco, vedete Jumbo Josh? Beh, adesso lo vedrete super gigante. Aspettate e vedrete. D-
Diavoletti, guardate questo palloncino super gigante di Jumbo Josh! Dammi subito questo palloncino! Wow, diavoletti, questo palloncino! Bam Bam, perché hai preso il palloncino che ho appena gonfiato di Jumbo Josh? Cosa vorresti fare? A me piace giocare con i palloncini. Ho notato che Bam Bam non vuole parlare di Anto per niente. Bam Bam, adesso basta giocare con questo palloncino di Jumbo Josh. Dimmi, Anto dov'è? Se tu vuoi salvare Anto, devi superare la mia interrogazione. Rispondi bene. Chi è questo personaggio? Hai solo tre secondi. Ci sono! È Slow Celine, la lumaca di Garten No Ben Ben. Ben fatto! Ok, quindi adesso ho vinto questo peluche di Slow Celine molto raro? Sì, grazie Bam Bam. Non è stato poi così tanto difficile. Ma adesso continuano. I personaggi continuano. Questo chi è? Hai tre secondi. Il peluche di Cho-Cho Charles. Come hai fatto? Tieni, è cosa? Tuo. Ho vinto il peluche super raro di Cho-Cho Charles. Grazie Bam Bam. Anche questo non è stato difficile. Questo personaggio chi è? Questo Hoppy la Bird. Tieni, è tuo. Bene. Cosa? Bam Bam si sta arrabbiando. Come hai fatto a superare la mia interrogazione? Dai, basta. Come hai Perché potuto? Mi stai lanciando contro tutti i peluche? Cosa? Questo è il peluche di Hunter Team? E qui c'è Stinky Adesso Joe. Adesso vieni. Dai, cosa aspetti? Vieni da questa parte per rivedere Anto. Devo entrare in bagno? Sì. Ci sarà Anto? Boh, chissà. Chissà? Ok. Sarete per sempre i miei prigionieri.